Per rispondere a un vostro commento, oggi parliamo, anzi riprendiamo un discorso vecchio, sulla programmazione ad oggetti. Ma non la programmazione ad oggetti, quella che avete in mente, come quella di Java o C Sharp ad esempio, con le classi, metodi e proprietà. No, un altro tipo. Sì, perché di modelli e stili per ottenere la programmazione ad oggetti ne esistono diversi. Quella bella coi fiorellini, che è la programmazione orientata ad oggetti, basata sulle classi, è quella a cui siamo un po' tutti abituati. E poi, dall'altro lato, esiste un modello chiamato programmazione orientata ad oggetti basata sui prototipi, che secondo me, e non solo, è stata portata in alto principalmente da JavaScript. Ho fatto già diversi video sulla programmazione ad oggetti basata sulle classi, in particolare questo qua parla in generale di paradigmi di programmazione e poi parlo anche di programmazione orientata ad oggetti, ovviamente. E poi c'è questo qua, che è vero che parla di static versus dynamic dispatch, però nonostante il focus del video sia appunto quello, comunque parlo anche delle classi e secondo me per capire questo video potrebbe tornarvi utile. Inoltre, il concetto di dispatch, statico o dinamico che sia, è anche utile per questo video. Quindi vi consiglio di andarvi a recuperare e poi proseguite con questo video. Detto ciò, iniziamo. Supponiamo che dobbiamo fare noi, proprio lo facciamo noi, cioè mi siedo io al computer e lo faccio, un nuovo linguaggio di programmazione, tutto nostro, e poiché ci vogliamo male, poi capite dopo il motivo del volersi male, vogliamo anche avere nel nostro linguaggio di programmazione fatto in casa la programmazione orientata ad oggetti. Quindi vogliamo gli oggetti, ma come glieli mettiamo questi oggetti? Ma prima di tutto, cos'è un oggetto? Per lo scopo di questo video prenderò in prestito alcune definizioni proprio prese da Python, perché mi fanno comodo. Quindi, detto ciò, un oggetto non è altro che un dizionario che raggruppa variabili e funzioni, che tipicamente vengono chiamati rispettivamente proprietà e metodi. Alla fine, un oggetto è quello, un insieme, una scatola di proprietà e metodi. Ma come consento al programmatore, nel mio linguaggio di programmazione, di definire queste proprietà e metodi? Se vogliamo usare le classi, usiamo le classi. Ma se non vogliamo utilizzare le classi, cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente far creare al programmatore questa sorta di dizionario che prende una coppia di chiavi e valore, dove i valori possono essere tipi primitivi, funzioni, oggetti, o quello che sta per essere. Analizziamo questo codice in JavaScript. Qua sto creando un oggetto che contiene le informazioni di un film. In particolare il film si chiama Happy Gilmore, che in Italia è conosciuto come un tipo imprevedibile. Abbiamo due proprietà e un metodo. Se voglio creare un nuovo oggetto con le stesse proprietà e metodi, uso il metodo create dell'oggetto object e semplicemente lo copio e poi cambio le proprietà che voglio. Usando sempre JavaScript, ma utilizzando la sintassi per le classi, quello che ho scritto è equivalente a questo. Sì, lo so cosa state pensando. Big Daddy è uscito dopo, non nel 96. Ma qua io sto parlando di equivalenza dal punto di vista di codice. Non quando sono usciti i film, e nel mio codice precedente avevo modificato solo il titolo, non l'anno. Quindi, nel modello basato sui prototipi, non abbiamo le classi, gli oggetti si creano così. Ovviamente questo ha il problema che se voglio creare tanti oggetti tutti uguali, devo farne uno e poi copiarlo, che sarebbe una rottura di scatole. Per questo motivo JavaScript permette di creare oggetti in questa maniera. Questa non è altro che una funzione che permette di riutilizzare la stessa struttura dell'oggetto. Questo modo è, diciamo, una soluzione che si trova a metà strada tra il modello basato sui prototipi e quello basato sulle classi, ma da un punto di vista della sintassi.
È importante evidenziare che in JavaScript si usano sempre i prototipi, quindi il modello basato sui prototipi. E quindi questa soluzione e quest'altra non sono altro che zucchero sintattico per questa soluzione. E se non sapete cosa sia lo zucchero sintattico, non vi preoccupate perché ve l'avevo già spiegato in questo video, che potete andare a recuperare, ma quando avete finito questo video. Per ricapitolare quello che ho detto, la programmazione orientata agli oggetti, basata sulle classi, usa un approccio tipo lo stampino. Lo stampino lo chiamiamo classe. Mentre la programmazione orientata agli oggetti, basata sui prototipi, praticamente va a clonare oggetti per crearne altri. Non c'è uno stampino fisso. Perfetto, tutto chiaro finora. Tuttavia, uno dei cardini della programmazione orientata ad oggetti è il concetto di ereditarietà. Il concetto di ereditarietà. Se non abbiamo le classi, come facciamo ad estenderle? Esatto, ed è proprio qua che i prototipi entrano in gioco. E lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi vediamo un modo diverso di concepire la programmazione orientata agli oggetti utilizzando il meccanismo dei prototipi. Un concetto piuttosto ostico per molti, anche per me stesso devo essere sincero, che è meglio affrontare in un video tutto suo dedicato. Come vi dicevo in apertura, l'idea di questo video è stata presa da un commento che mi è stato lasciato qualche giorno fa, di cui ne parliamo alla fine del commento. Supportate il mio canale spolliciando questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se volete inoltre potete anche offrirmi un caffè virtuale tramite Ko-fi. Il link, come al solito, lo trovate qui sotto in descrizione. Dunque, dove eravamo prima della sigla? Come si fa l'ereditarietà? Non ce la faccio a dire sta parola. Quando si usano i prototipi. Visto che JavaScript usa una sintassi che calca molto quella degli altri linguaggi ad oggetti, mi permette di utilizzare JavaScript per fare gli esempi da entrambi i punti di vista, cioè il modello che usa i prototipi mentre il modello che usa le classi. Ma ricordiamoci, e lo ripeto ancora una volta perché questo è fondamentale, JavaScript sotto al cofano usa i prototipi. Utilizzare la sintassi delle classi, come dicevo poco fa, è zucchero sintattico. Poiché si parla di ereditarietà, facciamo una piccola gerarchia minimale di classi. Abbiamo una classe show che rappresenta i programmi televisivi, che ha una proprietà per il titolo dello show e due metodi. In particolare abbiamo il costruttore e il metodo play. Da questa classe ne estendiamo due, movie e TV series. Per movie cambio il costruttore per aggiungere il prezzo. Usando super riesco a utilizzare anche il costruttore della super classe e poi aggiungo altre due proprietà, anno e prezzo. Aggiungo il metodo rent per, tra virgolette, permettermi di affittare il film al prezzo indicato. La classe TV series estende anch'essa show e cambia il metodo play, dove aggiungo due parametri per indicare la stagione e il numero dell'episodio che voglio guardare. Sia in movie che in TV series abbiamo fatto quello che si chiama in generale l'overriding di due metodi. In particolare, da un lato abbiamo l'overriding del costruttore e dall'altro lato abbiamo l'overriding del metodo play. Tra un po' vediamo che in JavaScript non si parla mai di overriding, ma in un'altra maniera, ma quello lo vediamo dopo. Dove stanno i prototipi? Beh, la classe movie usa il prototipo della classe show, che a sua volta la classe show utilizza il prototipo della classe object. Stessa cosa per la classe TV series. Qualcuno mi potrebbe dire: benissimo Valerio, però non credo che sia il caso di dimostrare i prototipi con il suo antagonista, ovvero le classi. Come sarebbe questo codice utilizzando
un modello che si basa solamente sui prototipi. Beh, diventa così. Parecchio complicata, vero? Andiamo a analizzare blocco per blocco e, dove è necessario, riga per riga. Qua creo un oggetto usando una funzione come avevo fatto prima. Questo genere di funzioni prende il nome di funzione costruttore. Anche questa qua, che avevo mostrato poco fa, era una funzione costruttore. Le funzioni costruttore sono state per molto tempo il modo principale di creare oggetti in JavaScript prima dell'introduzione delle classi in ES6. Quando si invoca una funzione costruttore, con la parola chiave new, JavaScript crea automaticamente un nuovo oggetto e lo collega al prototipo della funzione costruttore. Questo genere di meccanismo è fondamentale per permettere di condividere metodi e proprietà tra tutte le istanze di quel tipo di oggetto, evitando di doverle ridefinire di volta in volta ad ogni istanza, che è praticamente quello che facevamo poco fa. Proseguiamo. A questa funzione manca il metodo play e lo aggiungiamo in questa maniera. Ora vi spiego cosa significa, ma prima dobbiamo fare un balzo indietro. Poco fa avevo assegnato i metodi all'oggetto in questa maniera, cioè praticamente avevo aggiunto una proprietà e gli avevo messo una funzione. Perché adesso utilizzo questa sintassi? In realtà anche poco fa avrei dovuto farlo in questa maniera, ma volevo snellire la sintassi e ho fatto in quel modo che non sono neanche equivalenti. Infatti, in questo esempio, questo genere di sintassi, nonostante che funzioni e non ci sono errori, è leggermente sbagliato. Funziona, ma successivamente vediamo le differenze. Quindi qua io cosa sto dicendo? Prendi il prototipo di show e gli aggiungi il metodo play. Come vi dicevo poco fa, ogni oggetto in JavaScript ha una proprietà che si chiama prototype, che consente di modificare il prototipo di questo tipo di oggetto. Questo è equivalente ad andare ad aggiungere proprietà e metodi in una classe a runtime. Cioè, capite la differenza di aggiungere proprietà e metodi a runtime? E non solo, tutti gli oggetti istanziati di quella classe immediatamente verranno tutti modificati e si ritroveranno proprietà e metodi aggiuntive o tolte anche dopo la loro istanziazione. Questo è il punto forte del modello basato sui prototipi. Non avendo le classi, c'è una struttura rigida e definita durante la fase di compilazione. Con i prototipi tu crei un oggetto e poi ne crei un altro con lo stesso prototipo, ma se per qualche motivo devi aggiungere un metodo a entrambi, non vai a cercare tutti gli oggetti e lo vai a aggiungere, perché modificando il prototipo modificherai automaticamente tutte le istanze degli oggetti già presenti in memoria. Andando al codice, qua aggiungo il metodo play a tutti gli oggetti correnti, se ce ne sono, e futuri, se ce ne saranno. Qua ho una funzione costruttore per definire un nuovo oggetto, di tipo movie. Questa riga qua permette di invocare il costruttore di show. Questo significa che verranno impostate tutte le proprietà che show ha all'interno però dell'oggetto movie. Ma ancora in questo codice non abbiamo detto da nessuna parte che movie estende show. Questo lo faccio qua quando gli dico di copiare il prototipo di show e di metterlo all'interno del prototipo di movie. Il motivo per cui si usa object create è molto semplice. Un prototipo in JavaScript è anch'esso un oggetto e ne faccio semplicemente una copia. Tuttavia questa operazione ha una piccola controindicazione, cioè si fa sì che il costruttore della classe movie diventa il costruttore della classe show. Questo perché il prototipo di show ha come costruttore questa funzione. Ed essendo che qua stiamo banalmente sostituendo il prototipo di movie esattamente come quello di show, dobbiamo sistemare nel prototipo di movie e dire che il costruttore di movie è questa funzione qua. Una volta sistemata questa cosa, possiamo aggiungere all'oggetto movie questo nuovo metodo che avevamo aggiunto poco fa, ovvero il metodo rent, all'interno però sempre del prototipo. Facciamo gli stessi passaggi per TV Series.
poi il resto è pressoché tutto uguale. Ho detto pressoché perché il metodo play in TV series è diverso dal metodo play di show e quindi qua lo stiamo modificando. Questo meccanismo si chiama shadowing e non override come si fa in altri linguaggi di programmazione. Il motivo preciso per cui si chiama shadowing lo spiegherò tra un pochetto. Adesso vi dimostro la potenza dei prototipi facendo un piccolissimo, che sembra insignificante ma fondamentale, cambiamento al codice. Ho semplicemente alzato di qualche posizione questa riga, che prima si trovava qui sotto. Il codice funziona ugualmente. Anche se la variabile fc non ha il metodo rent, durante la sua istanziazione ce l'avrà comunque nel momento in cui il suo prototipo sarà aggiornato a questa riga, perché quella modifica è anche retroattiva. Per quel che mi riguarda e da quel che anche io abbia capito, il vantaggio di utilizzare i prototipi sta tutto qua, nel variare la struttura degli oggetti a runtime. E tutto questo lo possiamo fare anche per gli oggetti built-in di JavaScript. Infatti, su W3 Schools dicono: modifica solamente i tuoi prototipi, mai modificare i prototipi degli oggetti standard di JavaScript. Questo perché se cambi un metodo dell'oggetto array, sto facendo un esempio, ho preso un oggetto a caso, array, lo cambi per tutte le istanze, cioè per tutti gli array. Quindi di solito è sconsigliato modificare i prototipi delle classi standard di JavaScript. Quindi, tornando al nostro esempio, Movie e TV Series ereditano quello che ha Show grazie al suo prototipo. Show a sua volta ha come prototipo quello di Object, infine Object ha come prototipo Null, cioè non ne ha. Quindi questo crea una catena di prototipi che man mano risalgono fino a che arriviamo alla fine, arriviamo a Object. Questo succede in maniera analoga anche in Java e C Sharp ad esempio. E tutto questo cosa comporta? Se andiamo a vedere l'oggetto movie, movie di fatto non ha il metodo play. Quando io qua vado a invocare il metodo play in un oggetto di tipo movie, JavaScript lo cerca e non lo trova, quindi va a cercarlo nel suo prototipo, che è show, che in questo caso va a trovarlo e lo esegue. Qualora non lo trovasse, sarebbe andato a cercarlo all'interno del prototipo di Object. Nel caso in cui non si fosse trovato, quella chiamata avrebbe restituito semplicemente undefined. Quando per TV Series chiamo il metodo play, lo va a cercare nell'oggetto di TV Series e lo trovo e non devo risalire la catena di prototipi. Tuttavia TV Series ha show come prototipo e anche quello un metodo play. Ecco perché questa tecnica prende il nome di shadowing, cioè mascheramento, piuttosto che overriding, perché se aggiungo una proprietà o un metodo con lo stesso nome già presente in quella che chiameremmo superclasse, ma in realtà è quella che sta già nel prototipo, viene semplicemente oscurato. Se questa sintassi è macchinosa è perché la logica è diversa da quella basata sulle classi. Prima di finire il video abbiamo due cose da vedere. Qual è la differenza di aggiungere i metodi in questa maniera, andando a modificare il prototipo, e in quest'altro modo, cioè mettere il metodo come una proprietà, come avevo fatto prima. Nonostante, come vi dicevo, funzioni tutto regolarmente, è sbagliato questo genere di approccio, perché così facendo ogni oggetto creerà un nuovo metodo play di volta in volta per ogni oggetto. Nonostante che sia la stessa funzione, in memoria ci saranno tante copie di questo metodo, tante quante istanze verranno create. Invece, utilizzando questa sintassi, cioè il prototipo, di metodo play ce ne sarà solamente uno in memoria. Per concludere, avevo detto in apertura che questo video era stato ispirato da un commento che purtroppo non vi posso mostrare. Non ve lo posso mostrare perché mentre scrivo questo video ho scoperto che il commento non c'è più.
è stato cancellato. Tra l'altro, era stato un commento che era andato nella casella dei commenti da rivedere e io mi ricordo di averlo pure approvato. Quel commento che non c'è, tra l'altro, mi diceva di fare un video su JavaScript e PHP perché i prototipi sono difficili. Ma un video su JavaScript e PHP già esiste ed è questo qua. E quindi posso dire che questo video in qualche modo integra questo che vi sto indirizzando. Andatelo a recuperare e io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!